Se vuoi diventare un maestro delle Google Ads, devi semplicemente guardare questo video fino alla fine, dove ti spiegherò passo passo esattamente come funziona la pubblicità su Google e come puoi sfruttarla per il tuo business. E benvenuti gladiatori, Stefano Montana qui per voi oggi con un nuovo video tutorial. La prima cosa però che devi fare è iscriverti al canale proprio qui sotto in questo momento, attivare la campanellina delle notifiche e ricevere gli aggiornamenti futuri sui prossimi video che usciranno. E soprattutto metti un bel mi piace e se hai qualche dubbio basta che mi fai la tua domanda proprio qui sotto con l'hashtag Google Ads e andrò a rispondere personalmente a qualsiasi tipo di domanda. Ma partiamo subito con il corso, con il tutorial di Google Ads. Prima di tutto andiamo a sfruttare il nostro credito da 75 euro che ci mette a disposizione proprio Google Ads e ci, come vedete, targetizza tramite le parole chiave. Vedete qua l'annuncio search di Google, esattamente quello che andremo a fare anche noi grazie alle pubblicità su Google e grazie al quale, come vediamo, ci dà la possibilità di iniziare praticamente con 75 euro, ok? Molto semplice. Qui l'unica cosa che dobbiamo fare è semplicemente inserire la nostra email e richiedere il credito pubblicitario. Quindi vi consiglio, quando state iniziando, utilizzate una Gmail ovviamente e riceverai il tuo credito direttamente, è un codice praticamente che ti danno, ma principalmente lo inserisci e ti danno un credito di 75 euro. Ora è molto importante capire come funziona Google, ok? Una volta impostato tutto, una volta creato il nostro account pubblicitario su Google, la cosa primaria, di primaria importanza che dobbiamo fare è collegare esattamente, vedete qua, il tuo account non può pubblicare annunci perché devi inserire i dati di fatturazione, ok? Quando andrete a creare il vostro primo account pubblicitario, ti farà essenzialmente impostare la prima campagna. Quindi iniziamo da zero, come se dovessimo creare il nostro Google Ads account partendo completamente da zero per appunto creare le nostre prime campagne. La prima cosa che ci chiede ovviamente qual è il tuo obiettivo principale. Ora, questa grafica è la grafica diciamo per principianti, infatti vedete qui che ti chiede se sei un professionista del marketing, passa alla modalità esperto. Ora, noi siamo già professionisti, quindi passiamo direttamente alla modalità esperta, anche perché in verità è meglio abituarsi subito con la grafica esperto, modalità esperto, perché ovviamente ha più funzionalità, è più professionale appunto e ci servirà per ovviamente capire tutte le funzionalità di Google Ads, che è fondamentale ragazzi, mi raccomando. Quindi passiamo direttamente alla modalità esperto. Comunque qualsiasi domanda o dubbio ci avete addirittura alla chat di Google, loro comunque sono molto 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 efficienti per quanto riguarda la comunicazione, quindi state tranquilli, potete contattare, c'è anche il numero verde, sono veramente il top per quanto riguarda comunque il customer service. Quindi passiamo subito alla modalità esperto. Anche in questo caso nella versione esperto ci chiede principalmente l'obiettivo, ok? Ovviamente per ogni tipologia di obiettivo abbiamo un tipo di campagna diverso o simile. Comunque principalmente sono ricerca, quindi Google Search, quando andate a cliccare a cercare delle parole chiave su Google, display, ovvero le immagini che vedete anche negli altri siti, soprattutto per il targeting, cose del genere, ma non solo. Shopping, quindi principalmente quando, per quanto riguarda l'e-commerce, il vostro negozio e-commerce o brand e-commerce, quando andate a cercare magari un prodotto, un paio di scarpe per esempio, vi compaiono tutte le alternative shopping. Video, ovviamente i video su YouTube. Intelligente, va a scegliere un po' lui e un po' il meccanismo automatico di Google, comunque dopo li vediamo tutti quanti nel dettaglio, e Discovery, ok? Adesso li andiamo a vedere tutti quanti uno per uno, quindi non vi preoccupate, anche Discovery ha diversi posizionamenti. Allora, in questo caso possiamo anche creare una campagna senza obiettivo e ci dà principalmente il classico ricerca, quindi crea annunci di testo o di chiamata da mostrare accanto ai risultati di ricerca di google.com, sui siti del partner, dei partner di ricerca
Google e su altri siti. Quindi principalmente andiamo per esempio, a taggizzare delle parole chiave. Per esempio, se noi abbiamo un negozio di cosmetici, ok? Cosmetici relativi, non lo so, crema per capelli, ok? Crema per capelli, andremo a taggizzare la parola crema per capelli. Quindi chi cerca proprio le parole, poi possiamo taggizzare differenti tipologie di parole, se parola specifica oppure frase. Questo lo vediamo più avanti e nei programmi avanzati, ma principalmente immaginatevi sempre che Google principalmente è un sistema di ricerca utilizzato principalmente per cercare le parole, quindi quello che tu vuoi in quel momento ti viene mostrato, molto semplice. Quindi se noi vogliamo una crema per capelli, arriveranno tutti gli annunci crema per capelli, ok? E noi se vogliamo competere per quella parola, ricordatevi sempre che il sistema Google, come gli altri, Facebook, tutti gli altri social media, Snapchat, TikTok, Pinterest, tutti gli altri social media funzionano ad asta. Quindi cosa significa? Che voi pagherete, soprattutto per quanto riguarda Google, ma in generale per tutte le piattaforme pubblicitarie, pagherete in base alle persone che sono in competizione per lo stesso spazio pubblicitario. Quindi se per esempio ci sono poche persone che stanno utilizzando le parole crema per capelli, in quel caso voi pagherete molto molto poco per la pubblicità. Mentre se quella parola è molto targetizzata, quindi molte persone stanno targetizzando quella parola chiave, semplicemente pagherete di più, quindi ci sarà più competizione e la pubblicità ti costerà di più, il CPC, quindi il costo per click, ti costerà di più, eccetera, eccetera. Questo vale per tutte le piattaforme pubblicitarie in generale. Quando c'è più domanda, ovviamente il prezzo si alza. È molto, molto semplice. Ok, quindi ricerca, abbiamo detto principalmente ricerca Google Ads tradizionali, quindi annunci di testo, comunque anche chiamate, poi dipende ovviamente dal business che avete. Ho fatto l'esempio dell'e-commerce crema per capelli, un esempio così. Poi abbiamo display, crea annunci visivamente accattivanti da pubblicare sulla rete display di Google, YouTube, Google Mobile e nelle app. Le campagne display le troviamo praticamente ovunque, quindi principalmente sono sui siti. Se andate a vedere magari un blog o un sito web, sicuramente vi compariranno soprattutto il retargeting. Le immagini di un sito che avete già visto oppure in generale anche che non avete visto, però principalmente sono le immagini, quindi i riquadri dentro i siti. Shopping, in questo caso principalmente per l'e-commerce, ovviamente crea annunci Google Shopping che generano vendite online e in negozio click sul sito web o altre conversioni. Questo è ottimo per quanto riguarda l'e-commerce, quindi avete un brand magari su Shopify che state vendendo, o comunque state vendendo prodotti fisici, è veramente eccezionale. E trovate principalmente tutti i prodotti, quando andate a cercare anche che ne so, un paio di scarpe o anche crema per capelli, trovate tutti i prodotti correlati di altri brand che fanno pubblicità per quella magari parola chiave, quella tipologia di prodotto. Quindi è molto semplice da utilizzare. Video, anche per quanto riguarda l'e-commerce, è anche ottimo, quindi sicuramente quando, se avete un e-commerce, partite da là, soprattutto se avete un prodotto magari generico che le persone cercano, sicuramente dovete iniziare con una bella campagna di Google Shopping. Video, crea annunci video progettati per aumentare la copertura e l'awareness, favorire il coinvolgimento o generare conversioni. Ora, ovviamente tutti abbiamo visto un video di YouTube, sicuramente abbiamo visto le pubblicità. Ci sono diversi tipi di pubblicità che successivamente andremo a vedere. Esempio classico sono i video annunci prima di un qualsiasi video YouTube, ormai veramente sono tantissimi, anche prima di un video te ne fanno vedere anche uno o due. Principalmente funzionano tanto quando il pubblico è molto grande e solitamente sono molto molto potete organizzare veramente qualsiasi cosa. Più avanti vedremo come potete organizzare anche un canale, un video in particolare. Veramente sono molto molto facili da organizzare per quanto riguarda gli annunci video. E
E ovviamente il video cattura molto di più l'attenzione rispetto magari a un'immagine display, perché ovviamente c'è sempre più engagement, proprio come su Facebook, Instagram. Il video comunque aiuta tanto la conversione, aiuta tanto il marketing, perché principalmente un cliente, un potenziale cliente può interagire direttamente con te, è come se interagisse direttamente con te, con la tua azienda, il tuo brand, il tuo business, e di conseguenza la conversione sarà facilitata. Ora passiamo avanti con le app. Crea annunci per la promozione di app da pubblicare sulla rete di ricerca di Google, sulle rete display, su Google Play e in altre app o su YouTube. Ovviamente il mondo Google racchiude principalmente Google, YouTube e ovviamente Google Play, ovvero le app, tutte le app create comunque principalmente per Android. E ovviamente voi, se avete un'app, questo è quello che dovete fare: cliccare su crea annunci per le app, quindi molto semplice, e ovviamente ti darà tutte le opzioni. Vedete, seleziona la piattaforma delle app per dispositivi mobili, Android, iOS, coinvolgimento in app, installazioni. Sicuramente vi sarà capitato anche di vedere questa tipologia di obiettivo campagne per Google. Ora, ovviamente, per ogni tipo di campagna o sottotipo di campagna possiamo selezionare l'obiettivo. Quindi se torniamo su ricerca, vediamo selezioni i risultati che vuoi ottenere con questa campagna. Quindi visita il sito web, telefonate, ovviamente qua inseriremo il sito web o download di app. Ok, molto semplice. Ovviamente più avanti potrete targetizzare in maniera più appropriata. Display, anche in questo caso seleziona un sottotipo di campagna. Tieni presente che questa scelta non potrà più essere modificata in un secondo tempo. Campagna display standard oppure campagna Gmail. Campagna Gmail, molto semplicemente, è quella che vi compare, soprattutto per il retargeting funziona tanto, quella che vi compare quando andate ad aprire la casella inbox della Gmail. Quindi semplicemente la campagna Gmail, quindi che trovate dentro Gmail. Shopping, anche in questo caso dovrete collegare Google Merchant Center, che andremo a vedere ovviamente più avanti, perché è abbastanza lungo come video. Sicuramente il Google Merchant Center è fondamentale se fate e-commerce, non avete scelta, dovete assolutamente averlo perché dovete fare campagne shopping. Ora, si potrebbe anche non avere magari mandare le persone direttamente al sito web, quindi vendere direttamente con il vostro e-commerce, il negozio Shopify online. Però principalmente Google Shopping funziona tanto con l'e-commerce, cioè è proprio ottimizzato per l'e-commerce. È per questo che, se avete tanti prodotti soprattutto, è fondamentale che voi abbiate il vostro Google Merchant Center. Più avanti vi mostrerò come, però potreste anche non averlo. Cosa significa questo? Che potreste mandare le persone direttamente nel vostro sito web, quindi per la conversione. Vi ricordo che in ogni caso le persone, per convertire, per pagare il vostro prodotto, devono andare sul vostro sito web. Quindi per fare questo, per esempio, possiamo utilizzare una campagna video, ok, oppure una campagna ricerca display, per indirizzare le persone direttamente al nostro sito web e comprare. Seleziona il tipo di sottocampagna video personalizzata, personalizza le impostazioni con annunci in stream ignorabili, annunci bumper o annunci video discovery. Ovviamente qua, se abbiamo bisogno di informazioni, Google ci dice assolutamente tutto, molto semplice, molto intuitivo. Ok, però ovviamente vi andrò a spiegare nel dettaglio che cosa dovete fare, vi andrò a mostrare che cosa dovete fare, e principalmente campagna video personalizzata ti dà la possibilità di scegliere se mostrare gli annunci in stream, che sarebbero quelli che ti partono prima, che puoi fare skip, salta annuncio. Annunci bumper, annunci video discovery, che più avanti andremo a vedere. In stream non ignorabile, come abbiamo detto, questo è l'intero messaggio con annunci stream non ignorabile, a durata massima di 15 secondi. Anche in questo caso principalmente compaiono prima del video, sono 15 secondi veloci di video che voi potete mostrare. Outstream, raggiungi gli utenti su cellulari e tablet utilizzando l'offerta basata su VCPM, ovvero
Outstream raggiunge gli utenti su cellulari e tablet utilizzando l'offerta basata su VoCPM, ovvero principalmente la frequenza delle impressioni che il vostro annuncio otterrà, quindi quante volte le persone vedranno il tuo annuncio con gli annunci Outstream, ok? Genera conversioni, ovviamente genera più conversioni con annunci video progettati per incoraggiare interazioni con la tua attività. Quindi in questo caso intanto andremo a creare delle imposta il monitoraggio delle conversioni, quindi andremo a creare degli eventi conversione. Ovviamente l'evento conversione si riferisce principalmente, magari può riferirsi nel caso dell'e-commerce, a un evento acquisto, quindi quando una persona compra. Quella è una conversione, oppure anche per il caso di ClickFunnels, quindi dei funnel, un funnel di vendita che semplicemente se avete già visto il mio tutorial su ClickFunnels, vi invito a vederlo, lo trovate sempre sul mio canale o qui sotto in descrizione, insieme al tutorial di Shopify per quanto riguarda l'e-commerce. Shopify ovviamente è improntato relativamente all'e-commerce, quindi funnel di vendita relativa all'e-commerce, trovate sempre il link in descrizione, mentre ClickFunnels è strutturato per i funnel, quindi pagine di vendita principalmente per videocorsi oppure consulenze oppure landing page generali che potete utilizzare per convertire. Ora, il bello di ClickFunnels è che principalmente una volta che voi create la vostra landing page, potete magari mandarli allo step successivo e poi allo step successivo fare upsell, cross-sell di prodotti, eccetera, eccetera, e quindi convertire, ok? Voi potete selezionare e creare l'evento di conversione principalmente al raggiungimento di una pagina, ok? Se voi volete, avete tre pagine, pagina 1, 2, 3, quindi tre landing page differenti, tre funnel differenti. Semplicemente una volta potete mettere l'obiettivo conversione, una volta raggiunta la thank you page, ok? Che è la pagina numero 3 che noi avremmo chiamato thank you page. Una volta raggiunta thank you page, quella la contiamo come una conversione. L'obiettivo di Google sarà quindi riuscire a farti convertire il più possibile fino a quella pagina. Quindi ogni volta che le persone arriveranno a quella pagina, lui conterà una conversione. Molto semplice, non c'è nulla di complicato. Comunque, sia Shopify per quanto riguarda l'e-commerce, sia ClickFunnels per quanto riguarda i funnel di vendita, quindi landing page, eccetera, eccetera, trovate tutto in descrizione, proprio trovate anche i video tutorial di un'ora ciascuno per quanto riguarda ClickFunnels e Shopify. Oltre ovviamente i link delle prove gratuite, ok? Quindi per entrambi, sia Shopify sia ClickFunnels, avete 14 giorni di prova gratuita, dove potete utilizzare qualsiasi tipo di funzione, sia di ClickFunnels sia di Shopify, gratuitamente, senza pagare nemmeno un euro. Tutto in descrizione, ma proseguiamo con la sequenza di annunci. Racconta la tua storia mostrando gli annunci in una determinata sequenza a singoli visualizzatori utilizzando annunci in stream ignorabili, annunci in strip non ignorabili, annunci bumper o una combinazione di questi annunci. Quindi principalmente come sopra annunci in stream ignorabili e non, in questo caso gli facciamo vedere una sequenza, quindi vi sarà capitato di vedere degli annunci che si susseguono, in quel caso quegli annunci sono una sequenza di annunci, ok? Lo potete creare tranquillamente anche voi, successivamente andremo a vedere come, ma principalmente sono un susseguirsi di annunci. Shopping, in questo caso, anche in questo caso possiamo proporre i nostri annunci shopping per quanto riguarda l'e-commerce principalmente, che okay? È molto importante anche in questo caso. Per quanto riguarda lo shopping, in ogni caso abbiamo bisogno del merchant center e lo shopping su YouTube, in questo caso è video, quindi andrà principalmente su YouTube. Sicuramente vi sarà capitato di vedere quando andate a vedere magari un video di qualche brand famoso sotto. C'è praticamente come su Google Shopping, su Google, su YouTube anche c'è il carosello, ok? Il carosello con le immagini dei prodotti. Molto semplice, ovviamente dovete prima collegare il Merchant Center con il vostro Google Ads account e vi andrò a mostrare come. Abbiamo detto praticamente tutto nel video. Continuiamo con la campagna intelligente, raggiungi i tuoi obiettivi.
aziendali con gli annunci automatici su Google e su web. Diciamo, questa è la versione un po' più lascia fare a Google, ci pensa lui quale azione vuoi che venga seguita da di più dai tuoi clienti. Chiamate alla tua attività, visite alla tua vetrina, azioni sul tuo sito web. Ovviamente sempre in relazione a quello che state vendendo, quindi testate con criterio, non testate a caso, testate qualcosa che potenzialmente può portarvi più interazione all'azienda oppure leads, quindi contatti, visite, conversioni, ok? Sempre l'obiettivo sempre ben chiaro. Non fate le cose a caso come per esempio impressions a caso solo per far vedere il video e sperare che qualcuno compri. No, noi dobbiamo fare le campagne orientate in base all'obiettivo che vogliamo raggiungere. Vogliamo raggiungere più contatti, allora facciamo delle campagne per generazione leads. Vogliamo raggiungere più vendite? Allora facciamo delle campagne per vendere di più, convertire di più. Vogliamo ottenere più chiamate? Eccetera, eccetera. È molto semplice. Non fate le campagne a caso solo per farle perché rischiate solamente di buttare soldi. Questo è un consiglio e ti posso assicurare che la maggior parte delle persone ancora non lo capisce, cioè fa le campagne a caso. Per questo ti sto avvisando, ti sto dando questo grandissimo consiglio che veramente ti cambierà tutto. Sembra una cosa semplice da capire, ma ti assicuro che la maggior parte delle persone non hanno ancora capito come inseguire veramente quei risultati, come generarli. E questo è il mio obiettivo, ovvero aiutarti a generare più risultati possibile grazie alla tua attività, al tuo business unicamente online e quindi aiutarti a far crescere la tua attività. Pagine locali, promuove le visite presso le sedi locali dell'attività mediante annunci pubblicati sulla rete, sulle reti Google, ad esempio Maps, ricerca in una campagna automatizzata progettata per attività con più sedi, ok? In questo caso possiamo utilizzare, sicuramente avete visto se vai su Google, Google My Business semplicemente è la pagina che compare alla destra, soprattutto da desktop, che ti dà la possibilità di vedere tutte le informazioni direttamente del business. Puoi creare il tuo account Google My Business, vedremo più avanti come, ti farò vedere proprio step by step, passo dopo passo, tutte queste funzionalità di Google che vanno assolutamente sfruttate perché intanto le metto a disposizione Google, poi Google ovviamente ingrandendosi sempre di più crea sempre strumenti e innovazioni per quanto riguarda ovviamente la crescita della tua attività, del tuo business, perché esattamente come succede per le altre piattaforme pubblicitarie come Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest, tutti i tutorial che ovviamente trovate sul mio canale. La cosa fondamentale di tutte queste piattaforme pubblicitarie è che loro vogliono farti guadagnare, il loro obiettivo è farti guadagnare, quindi ti mettono a disposizione più strumenti possibili perché più tu guadagni, più ovviamente pagherai loro, quindi loro ci guadagneranno di più, sarai motivato a spendere di più con loro e ovviamente è un win-to-win, quindi è una vittoria per entrambi, ok? Molto semplice da capire. Semplicemente più tu guadagni, più investirai in Google e quindi loro saranno contenti e creeranno sempre più un ecosistema per farti guadagnare. Quindi noi andremo a sfruttare tutti i sistemi di Google, ok? In questo caso di Google, quindi Google My Business lo creeremo se non l'abbiamo e semplicemente potremo sponsorizzare un'attività locale, ok? Quindi soprattutto per quanto riguarda l'attività locale, magari un negozio, non lo so, di articoli sportivi in una determinata zona, ok? Io sono di Roma, magari in una zona di Roma, oppure proprio in tutta la città, comunque Roma è una città grande, quindi è molto semplice da capire come funziona questa tipologia di campagna, che obiettivo ha. Possiamo quindi targetizzare le persone che sono principalmente residenti in una determinata area per la nostra attività locale. Ok, molto potente questo come strumento se tu hai un'attività locale che vuoi sponsorizzare a livello locale, quindi in un'area delimitata, ma in ogni caso ve lo suggerisco sempre di fare io, di non limitarsi, ok? Sicuramente se il tuo obiettivo primario è quello di espanderti a livello locale, va bene, inizia, ma successivamente grazie a internet tu puoi vendere i tuoi prodotti o servizi in tutta Italia o addirittura in tutto il mondo se fai e-commerce, quindi
il tuo prodotto, basta che crei un sito e-commerce o comunque un sito web e lo fai in multilingua e vendi in tutto il mondo i tuoi prodotti. Lo puoi fare su Google, su Facebook e tutte le altre piattaforme. Puoi taggizzare in tutte le lingue, in tutti i paesi del mondo e spedire i tuoi prodotti, ok? Se hai magari dei prodotti digitali, anche in quel caso non hai bisogno di una spedizione, è sempre valido il discorso appunto dell'espansione a livello globale della tua attività commerciale, ovviamente in questo caso pagine locali. Località fisiche, quindi se volete, comunque ritorniamo al nostro discorso, se volete sponsorizzare solo a livello locale, questa è la migliore opzione. Discovery crea annunci personalizzati e accattivanti che aumentano il coinvolgimento con il tuo brand su YouTube, Gmail, Discover e altri prodotti. Ok? Pubblica annunci su YouTube, Gmail, Discover e altri prodotti. Perché questa campagna funzioni, devi sapere quando gli utenti seguono azioni di conversione. Allora, principalmente Discovery viene utilizzata per cattura l'attenzione, lo pubblica un po' ovunque, immagini, ma essenzialmente si può utilizzare per appunto l'evento conversione. Quindi andiamo a creare l'evento conversione, adesso ti faccio vedere come e poi, anche perché questo è l'ultimo annuncio dei tipi di campagna, e poi successivamente andiamo a ovviamente a spiegare appunto l'evento conversione come funziona. Anche in questo caso, ragazzi, principalmente qua in base ovviamente all'obiettivo della campagna ci dà dei suggerimenti su quello che dobbiamo fare. Vedete, è molto semplice, queste sono le stesse grafiche che troviamo qui, molto semplice. Sicuramente io vi consiglio, se state iniziando con un negozio e-commerce, sicuramente dovete puntare campagne vendita, ok? Queste sono quelle suggerite, però principalmente shopping, se avete tanti prodotti, video funzionano meglio, ok? Poi potete provare anche in intelligente, però in generale questo sono lead, stessa cosa, lead funzionano tanto molto bene, ricerca, display anche, video tantissimo, cioè sicuramente vi sarà capitato di vedere i video di qualcun altro che raccoglie leads. Intelligente Discovery, sì, vabbè, shopping non direi perché non vendete prodotti. Per quanto riguarda il resto, traffico sul sito web, considerazioni del prodotto, del brand, notorietà, queste cose non ci interessano. Quello che ci interessa a noi, o se dobbiamo trovare contatti leads, oppure vendita se dobbiamo vendere un prodotto. Il resto, ragazzi, non ha importanza perché noi dobbiamo misurare esattamente quanto stiamo investendo e quanto stiamo guadagnando. Non pensate a fare campagne, pubblicità a caso per farvi conoscere, perché non funzionano. La gente vi conoscerà se vi vedrà il più possibile. Più le persone vi vedono, più le persone interagiscono con il vostro brand e più rimarrete nella testa delle persone, quindi dei potenziali clienti che diventeranno clienti, ok? Quindi focalizzatevi sempre sul guadagnare il prima possibile con la vostra pubblicità, ok? Attraverso Google, YouTube, Facebook, Instagram, tutti i social media possibili, immaginabili, che andremo a sfruttare per il nostro business e quindi ovviamente ottimizzando il marketing per abbassare i costi pubblicitari e quindi guadagnare di più in termini di profitto netto. Ok? Molto semplice. Andiamo a impostare velocemente la conversione. Ora, ovviamente l'azione di conversione deve essere impostata per il tuo sito web. Quindi, dopo aver creato l'azione di conversione, riceverai il codice di monitoraggio che dovrai aggiungere al tuo sito web per iniziare a inviare dati sulle conversioni a Google. Molto, molto, molto importante, ragazzi, perché dobbiamo far combaciare esattamente il nostro evento di conversione a quello che vogliamo raggiungere, come abbiamo detto in precedenza, ma lo dobbiamo comunque plasmare in base al nostro sito web. Ora, per quanto riguarda il codice di monitoraggio, lo prendiamo da Google Analytics che mostreremo più avanti nel programma avanzato. Soprattutto vi spiegherò esattamente come installarlo, come dovete ottimizzarlo per quanto riguarda soprattutto l'e-commerce, ma in generale Google Analytics ti dà un codice di monitoraggio che tu andrai ad installare nel tuo sito web. Ok, se è Shopify è tutto già preimpostato, è un po' come il codice di monitoraggio. Google è un po' come il Pixel di Facebook, ok? Che immagazzina tutti i dati e registra esattamente
tutto quello che succede nel tuo sito web, quindi aggiunta al carrello, visite, ovviamente tutte le analisi dei dati è fondamentale, cioè l'unica cosa che conta per quanto riguarda il tuo business online, ovvero sapere da dove vengono le persone, da dove comprano. Qualsiasi tipo di informazione, ovviamente le più importanti sono fondamentali, ripeto, per il nostro business. Quindi anche, non so, l'età, ok, la città, o anche soprattutto su Facebook, gli interessi, ma anche su Google si possono targetizzare in base agli interessi, si può fare di tutto, ma l'importante è che noi abbiamo i dati, che sono veramente la cosa più importante del nostro business. Ora, continuiamo con la spiegazione della creazione dell'azione di conversione. Qui possiamo selezionare la categoria che è molto molto importante, come abbiamo detto, acquisto, aggiunta al carrello, inizio procedure pagamento, quindi inizio il checkout, iscrizione, magari la nostra newsletter, contatto, invio modulo per i lead, prenotazione appuntamento, registrazione, richiesta preventiva, ottieni indicazioni stradali, clic in uscita, visualizzazione della pagina e altro. Ok? In ogni caso, noi dobbiamo sempre orientare, dire esattamente Google, noi vogliamo questo, quindi facci ottenere questo. Ovviamente nel caso facciamo l'esempio di un e-commerce, acquisto, perché acquisto è quello che noi vogliamo. Quindi vendere un nostro prodotto e guadagnarci sopra, semplicemente. Lo possiamo chiamare ovviamente come ci pare, acquisto. Valore, misura l'impatto dei tuoi annunci assegnando un valore alle conversioni. Ora, se noi per esempio il nostro prodotto, se abbiamo un One Product Store, per esempio un prodotto solo su Shopify, possiamo tranquillamente utilizzare questo. Quindi, se per esempio il nostro, come ci suggerisce Google, il nostro prodotto, se vendi un solo tipo di prodotto, inserisci il valore di ogni vendita. Quindi, se per esempio più o meno vendiamo a 20, inseriamo 20. Ok, molto semplice. Quindi, molto semplicemente, ogni conversione registrerà 20 euro di valore di acquisto. Ok, possiamo utilizzare comunque valori diversi per ogni conversione. Nel caso in cui abbiamo ovviamente più prodotti, nel caso dell'e-commerce probabilmente avrete più prodotti, può attribuire a ognuno di essi un valore distinto. Per ogni conversione viene registrato un valore unico, molto semplice. Oppure non utilizzare un valore per questa azione di conversione, non consigliato ovviamente, perché è meglio ovviamente registrare il valore di conversione. E lasciamo così, ok, 20 euro in base ovviamente al vostro tipo di prodotto. Conteggio, seleziona quante conversioni conteggiare per click o interazione. Ok, lasciamo tutte automatico. È molto consigliato, diciamo, lasciare le impostazioni automatiche di Google per la maggior parte dei casi, ovviamente, poi che andremo a vedere, ma in generale lasciate qua tutte perché nel caso di ovviamente e-commerce, ok, lui anche Google ovviamente te lo dice perché l'obiettivo di Google, come abbiamo detto, è farti guadagnare il più possibile. Quindi, se un utente fa clic sul tuo annuncio ed effettua due acquisti distinti in due occasioni diverse, vengono registrate due conversioni. In questo caso va bene per l'e-commerce, quando invece magari dovete fare generazione lead, oppure iscrizione, appunto, come ci dice qui, altre conversioni perché solo la prima interazione è importante, mettiamo una, però in generale potete lasciare tutte. Ora passiamo alla finestra co di conversione click-through. Le conversioni possono avvenire diversi giorni dopo l'interazione di un utente con il tuo annuncio. Seleziona l'intervallo temporale massimo successivo all'interazione con l'annuncio entro cui conteggiare le conversioni. Ok? Quindi semplicemente una volta che il nostro cliente o la persona ha cliccato sul nostro annuncio, verrà registrata, diciamo, la sua attività, la sua interazione nell'arco temporale che gli stiamo dando noi, ok? Supponiamo ad esempio che la finestra sia di 30 giorni, se un utente fa clic sull'annuncio e poi effettua un acquisto dopo 29 giorni, verrà conteggiato come una conversione. Se invece l'acquisto viene effettuato 31 giorni dopo il clic sull'annuncio, non verrà conteggiato come una conversione. Quindi è molto semplice da capire. Se vendete prodotti comunque che costano poco, cioè che dovrebbero comprare entro una settimana oppure subito, istintivamente tramite l'e-commerce, tranquillamente lasciate 30 giorni, altrimenti se il vostro arco di conversione è più lungo, mettete 90 giorni, ok? In ogni caso lasciare 90 giorni non è molto importante. Finestra conversioni view through, seleziona il tempo massimo per conteggiare le conversioni view through dopo la visualizzazione di un annuncio da parte di un utente, ok?
Anche in questo caso più o meno è lo stesso discorso. Le conversioni in view-through sono quelle che si realizzano dopo un'impressione dell'annuncio e non dopo un'interazione con esso, ok? Quindi dopo che hanno visualizzato, molto semplice, si verifica quando una persona guarda il tuo annuncio, non interagisce con esso e in seguito effettua una conversione. Quindi anche in questo caso metterei un giorno, 30 giorni, ragazzi, potete lasciarlo anche così oppure mettere 30 giorni per allungare il periodo, però essenzialmente non fa tutta questa differenza. In ogni caso gli eventi, tutto quello che fa il vostro cliente, tutto quello che succede nel vostro sito web viene registrato. Includi in conversioni, ovviamente sì. Nella colonna conversioni, questo lo andremo, sarà aggiunto automaticamente. Modello di attribuzione, ultimo click. Ok, lasciate così. Semplicemente il modello di attribuzione determina in che misura ciascun click contribuisce alle conversioni. Per confrontare i modelli di attribuzione, utilizza il rapporto modelli di attribuzione. Ok, ovviamente poi Google ci guida passo passo, all'interno dei suoi comunque strumenti, ma è importante saperli padroneggiare veramente bene, perché comunque sono tante cose da capire, tante cose da imparare e quindi noi dobbiamo sapere tutto, va bene? Il modello di attribuzione è disponibile solo per gli annunci shopping, quindi se tu fai e-commerce e della rete di ricerca pubblicati su Google.com, se fai e-commerce questo è molto importante. Lasciate ultimo click, essenzialmente è quello che conta, e andremo a quindi crea continua. Ora continuiamo con il nostro evento di conversione, crea e continua, e qui ci fa impostare il tag. Che cos'è il tag? È semplicemente il codice di tracciamento che dobbiamo installare all'interno del nostro sito web. Ok, ora se tu stai facendo e-commerce, ti consiglio vivamente di utilizzare Shopify, perché in quel caso su Shopify verrà tutto collegato automaticamente. C'è proprio l'applicazione Google che ti mostrerò in seguito, con la quale puoi semplicemente collegare tutto il prima possibile. Anzi, facciamo una bella cosa, te lo mostro adesso. Quindi prendiamo un negozio Shopify, il nostro negozio Shopify appena creato da zero, e semplicemente andiamo ad aggiungere il canale di vendita. Qui l'ho già aggiunto io, altrimenti vi compare qui l'icona di Google, di Facebook. Anche Facebook si collega automaticamente tra il vostro negozio Shopify e ovviamente l'account Facebook. Andiamo su Google. Adesso ovviamente l'abbiamo già impostato. Semplicemente qui ti farà aggiungere l'account Gmail. Quindi assicurati di avere un account Gmail, perché ovviamente è gratis e è collegato con Google, fa tutto parte del mondo di Google. Quindi crea il tuo account Gmail gratuitamente e lo colleghi qui account Google. Ti consiglio di fare tutto con un'unica Gmail, quindi con un unico account Google, perché è più comodo. Quindi crea un'email Gmail attraverso proprio Google, lo colleghi all'interno del tuo negozio Shopify. Qui collegherai il tuo negozio Shopify, andrai a confermare tutti i requisiti, quindi dovrai aggiungere il metodo di pagamento valido, quindi una carta di credito oppure il conto bancario all'interno ovviamente del tuo account Google. Crea un negozio online, rimuovi la password al tuo negozio. Ovviamente questo lo devi fare per forza, perché altrimenti non puoi vendere. Le persone, quando entreranno nel tuo negozio Shopify, semplicemente vedranno la password, cioè dovranno inserire la password. Invece tu lo devi rimuovere assolutamente la password in principalmente preferenze. Vai qui preferenze, molto semplice, e rimuovi password, ok? Ma facciamo una cosa ancora più bella e andiamo ad inserire il Google Analytics code, ovvero il codice di tracciamento per monitorare tutto quello che succede sul nostro sito Shopify oppure sul nostro funnel di ClickFunnels, ok? Quindi prima partiamo con Shopify, andiamo ovviamente su preferenze, Google Analytics. Andiamo a cercare il nostro codice su Google Analytics, che ovviamente abbiamo creato prima. Ovviamente in un altro video vi spiego esattamente come configurarlo, cosa settare, tutto quanto, però adesso per velocizzare questo video andiamo a creare
prendere il codice di tracciamento. Andiamo su amministratore, amministrazione, e come potete vedere c'è informazioni monitoraggio, codice di tracciamento. Prendiamo questo codice, ID di monitoraggio, codice di monitoraggio, lo copiamo e lo inseriamo qui. Molto semplice, salviamo qui e clicchiamo utilizza e-commerce avanzato. Ok, molto semplice, abbiamo installato l'account Google Analytics, super semplice da configurare. Ovviamente facciamo lo stesso per quanto riguarda ClickFunnels, quindi andiamo qui dentro, settings, abbiamo copiato il codice, ovviamente copia il codice, settings. E andiamo ad incollare il nostro codice di tracciamento esattamente qui, ok? Head tracking code, incolla e salviamo. Molto semplice, non c'è niente di complicato, è tutto già preimpostato ovviamente da Google. Ovviamente dobbiamo anche impostare dei settings, quindi delle impostazioni particolari. Questo lo tratteremo in un altro video, soprattutto per quanto riguarda il programma avanzato su montanabusinessonline.com, però in generale questo è il settaggio iniziale, quindi assicurati di farlo correttamente sia su ClickFunnels sia su Shopify. Shopify per quanto riguarda e-commerce, ClickFunnels per quanto riguarda ovviamente i funnel di vendita, landing page, siti web in generale. Ovviamente dovete tracciare tutto, qualsiasi cosa, tutto quello che succede sul vostro sito web, fondamentale per analizzare i dati che saranno la vostra fonte vitale per qualsiasi tipo di marketing, ok? Qualsiasi tipo di targeting, l'età e tutto quanto, va bene? Quindi continuiamo. Shopify e ClickFunnels, ovviamente, come abbiamo già spiegato, sono presenti qui sotto in descrizione. I link per quanto riguarda la prova gratuita. Continuiamo con quindi la lista. Abbiamo detto praticamente tutto. Ok, verifica i metodi di pagamento siano visibili sul sito web. Ritorniamo quindi su Shopify in questo caso. Ok, sì, è praticamente tutto automatizzato. Confermale che le informazioni di contatto siano visibili sul sito web. In questo caso dovete solamente confermare, io già l'ho fatto in precedenza, niente di trascendentale. Molto semplice, tutto automatizzato, inserzioni gratuite, pubblica gratuitamente i tuoi prodotti su Google. Ovviamente questo è per quanto riguarda il Merchant Center, vengono pubblicati gratuitamente, anche se ovviamente poi per sponsorizzarle c'è bisogno di Google Shopping, campagna Google Shopping intelligente. Quando avrete inserito automaticamente nel vostro Google Merchant Center tutti i prodotti, saranno inseriti e saranno visibili. In quel caso, a quel punto potrai fare una campagna shopping intelligente, ok? Che cos'è la campagna shopping intelligente? Praticamente ti va a mostrare i tuoi prodotti del Google Merchant Center, quindi collegati a Shopify. Ricordati che tu devi solo creare i prodotti su Shopify, prodotti, crea prodotti, e automaticamente Google li inserirà nel tuo Merchant Center, ok? E una volta inseriti e approvati, soprattutto, come puoi vedere qui c'è approvato, in attesa, non approvato, che poi ti dirà perché non approvato, cosa devi modificare, solitamente perché devi aggiungere la descrizione. Sono necessari quindi solitamente dai 3 ai 5 giorni, però comunque poi te le approvano e una volta approvati saranno ufficialmente sul tuo Merchant Center e su Google in particolare. A quel punto potremo creare la nostra campagna. Crea campagna, ti farà creare la campagna, ti farà inserire automaticamente il nome e il budget e basta, e lanci direttamente, ok? Molto semplice, non c'è niente assolutamente di complicato. Qui ti spiega un po' come funziona il daily budget. Se inserisci 10 puoi spendere un giorno 5, un giorno 15. Comunque puoi iniziare, diciamo che il Google Shopping Smart Shopping Campaign principalmente viene utilizzato per il retargeting, ok? Quindi se qualcuno ha già interagito con il tuo brand, ha già visualizzato i tuoi contenuti sulla tua pagina, aggiunto al carrello, eccetera, eccetera, verrà retargetizzato su tutte le piattaforme Google, anche su YouTube, automaticamente. Per questo è intelligente, smart, ok?
Possiamo chiamare l'attività come vogliamo e lanciarla. Molto semplice, assolutamente niente di complicato. Quindi torniamo sul nostro account Google. Qui abbiamo visto praticamente tutto, andiamo di centro assistenza, qui c'è delle domande frequenti su come funziona Google, che puoi analizzare, puoi studiare, c'è la procedura dettagliata, impostazioni, anche in questo caso avremo il codice del nostro Google Merchant Center, ovviamente se qualcosa non va te lo dicono, sono comunque solitamente, a meno che non vendiate prodotti che non rispettino le normative Google, solitamente è tutto a posto, quindi non hai assolutamente nulla di cui preoccuparti, quindi devi solamente chiedere una nuova verifica se quel prodotto rispetta tutti i requisiti e le normative di Google, per esempio vendi armi o cose del genere. Anzi, adesso andiamo a vedere le normative che devi assolutamente rispettare. Principalmente qui ti crea tutto, fai crea account Google Merchant Center se non ce l'hai, crea Google Ads account se non ce l'hai e poi ovviamente accetta l'invito Google Ads inviato al tuo account Gmail e ovviamente aggiungi dati di fatturazione nelle impostazioni del tuo Google Ads account. Quindi ti ricordo, adesso io già l'ho fatto per velocizzare il processo, però una volta che tu sei dentro devi solamente cliccare, crea, accetta, tutto quanto, non ti preoccupare che non c'è niente di cui preoccuparsi, tu clicca, continua, sono tutti procedimenti automatici che devi solamente accettare, quindi ricordati di fare sempre tutto, anche perché comunque se tu non fai tutto non ti fa andare avanti, devi semplicemente accettare e continuare a utilizzare Google. Sei idoneo per 75 euro di credito di Google Ads, se spendi 25 euro in una campagna shopping intelligente utilizzando canale Google, nei tuoi primi 90 giorni otterrai un credito Google Ads di 75 euro. Perfetto. Poi continuiamo con impostazione dei feed dei prodotti, mercato di destinazione, ovviamente metteremo Italia e italiano, ok, molto semplice. Euro, ovviamente se vendete in Italia, se vendi in un altro paese principale, comunque devi sempre, ti consiglio sempre di scegliere un mercato di destinazione, non fare worldwide, ma per esempio Italia, se vuoi vendere principalmente in Italia, metti tutto in italiano, altrimenti US, United States, in inglese, se vuoi vendere in America. Impostazioni di spedizione automatico, molto semplice, che importa automaticamente le impostazioni di spedizione, ok, molto molto semplice. Preferenza per il titolo del prodotto, titolo del prodotto se è consigliato, questo lo lasciamo. Ora qui ovviamente abbiamo tutti i nostri dati, le conversioni, il valore delle conversioni, abbiamo tutti i dati a disposizione, quindi supponiamo che tu abbia impostato il valore di iscrizione a una newsletter di 3 euro e abbia ottenuto 10 iscrizioni, il valore delle tue conversioni corrisponderà a 30 euro, molto semplice, quindi ci dà a disposizione tutti i dati del nostro evento di azione conversione sul nostro sito web, quindi acquisto. Quindi abbiamo impostato la nostra azione di conversione, la nostra campagna. Ora, prima di passare agli strumenti, impostazioni, fatturazione, eccetera, andiamo a studiare un po' le nostre normative pubblicitarie di Google Ads, perché sono fondamentali per evitare di essere bannati, bloccati o qualsiasi altra cosa negativa da parte di Google, che vi assicuro possono ovviamente controllarti in ogni caso, se vieni bannato, se fai qualcosa di strano che non va bene per loro, per la loro community, in generale per le normative. Andiamo a studiare esattamente come bisogna affrontare Google Ads, ok? Principalmente. Le nostre norme pubblicitarie coprono quattro vaste aree. Contenuti vietati, quindi contenuti che non puoi pubblicizzare sulla rete Google. Pratiche vietate, azioni che non puoi eseguire se vuoi pubblicare gli annunci sulla rete Google. Funzionalità e contenuti limitati, contenuti che puoi pubblicizzare ma con restrizioni. Requisiti redazionali e tecnici, standard di qualità per annunci, siti web e app. Solitamente ragazzi, quando create delle inserzioni, tempo qualche ora, difficilmente un giorno, le approvano, ok? Quindi vanno comunque in analisi e poi vengono approvate. Partiamo dai contenuti vietati, ovviamente articoli contraffatti, se volete vendere per esempio borse di Gucci, Valentino, false, ovviamente già illegale di per sé, è ancora più illegale per Google,
quindi assolutamente articoli contraffatti no, prodotti o servizi pericolosi. Ok, come per esempio droghe, ovviamente droghe, sostanze psicoattive, supporti che facilitano l'uso di droghe, in generale non è difficile da immaginare, comunque armi, munizioni, fuochi d'artificio, ovviamente non possono essere sponsorizzati su Google, consentire comportamenti disonesti, ovviamente magari non piacciono per esempio i sistemi piramidali, cose del genere. Non piacciono a Google, ma non piacciono a Facebook, ma in generale a nessuno. Software di pirateria, comportamenti disonesti in generale, ovviamente poi si può approfondire tutta la lista. Contenuti inappropriati, più o meno sempre relativo alla sfera della negatività barra illegalità, discriminazione, violenza, eccetera, eccetera. Comunque, contenuti inappropriati. Attività vietate, uso illecito della rete pubblicitaria, quindi qua ti fa degli esempi proprio, promozioni di contenuti che includono malware, dissimulazione, promozione di pagine di destinazione, ponte gateway, comunque, allora in alcuni casi, anzi la maggior parte dei casi c'è il software, ovvero l'algoritmo automatico di Google che analizza prima tutta la tua landing page, tutto il tuo funnel. E in certi casi anche le normative che stai utilizzando, in quel caso entra anche in gioco alcune volte la persona vera, quindi l'utente, il supporto cliente, comunque un operatore Google che andrà ad analizzare la tua pagina, ok? Solitamente ti blocca direttamente il software, ovvero l'algoritmo di Google, blocca automaticamente, però poi tu richiedi, puoi richiedere un controllo e ci sarà una persona che analizzerà tutta la tua pagina, ok? O quello che stai vendendo, comunque loro analizzano, cioè prima c'è la macchina e poi c'è l'uomo. Quindi assicurati in ogni caso di chiedere una revisione nel caso in cui tu venga bloccato ingiustamente, va bene? Raccolta e utilizzo dei dati. Esempi, i dati dell'utente che devono essere gestiti con cura, nome e cognome, beh, questo qua ovviamente basta avere una privacy policy, cui policy, ok, rappresentazioni ingannevoli, omissione oppure occultamento di dettagli di fatturazione come modalità, importo, scadenze, pagamenti, eccetera, eccetera, dovete essere il più trasparenti possibile, quindi ogni volta che inserite i dati di fatturazione, comunque i dati della società, loro vogliono lavorare. E vogliono farti guadagnare, però vogliono soprattutto collaborare con te se hai un'attività vera, ok? Quindi è sempre più difficile ormai oggigiorno utilizzare fare comunque dei business ingannevoli o dei business che vadano contro la legge o in generale non favoriscano in maniera positiva la community. Quindi di conseguenza Google ti bloccherà se ovviamente vede che fai qualcosa che non va bene, come abbiamo specificato più volte. Funzionalità e formati limitati. Contenuti per adulti, ovviamente, roba a luci rosse, eccetera, eccetera, che viene elencata, alcolici, copyright. Ok, sono soggette a restrizioni, anche se ci sono, per quanto riguarda gli alcolici, sono comunque brand di vino o cose del genere che comunque utilizzano, possono, sono soggette a restrizioni, però non sono vietate al 100%. Quindi sempre in quel caso vai, c'è anche una possibilità di stare in un limbo che però è sempre meglio evitare. Copyright, ovviamente, diritti copyright, giochi e scommesse sono vietati. Casino, ok, poker, bingo, eccetera, eccetera. Sanità e farmaci. Anche in questo caso siamo un po' nel limbo, contenuti politici, promozione di partiti e candidati a elezioni politiche, campagne politiche non vanno bene, servizi finanziari, anche in questo caso ci sono un sacco di servizi finanziari che vengono promossi su Google, anche in questo caso dovreste essere bravi a stare nel limbo, ok, se vendete questo tipo di prodotti. Marchi, possono essere utilizzati, no? Oltre a fattori iscritti, ok, questo. Va bene, requisiti legali, altre attività soggette a limitazioni, funzionalità formati di annunci limitati, ok, destinate ai bambini, anche in questo caso limbo, requisiti redazionali, ok, qua comunque ragazzi c'è tutta la normativa qua, adesso abbiamo finito, però se volete approfondire basta che cliccate
e ci sarà tutto descritto nei minimi dettagli, ok? Esempi di promozioni che non rispettano questi requisiti, ok? Tecnici nel formato di annunci, informazioni sulle norme, ok? Principalmente, ragazzi, se voi state in regola, vi assicuro che non correte alcun rischio, ovviamente rispettate le normative. Ora passiamo invece alla fatturazione, documenti, transazioni, impostazioni, promozioni. Quando tu dovrai inserire comunque la carta di credito, dovrai inserirla qui. E poi i codici promozionali, specialmente quello dei 75 euro, sempre nella tab promozioni. Ok, molto velocemente vi faccio vedere. Qui inseriamo tutto quanto, Italia, i dati, eccetera, eccetera. E possiamo finalmente fare pubblicità tramite il nostro account Google. Successivamente vi consiglio di installare qui, come ci consiglia Google, la verifica in due passaggi sul tuo account Google, perché principalmente c'è il rischio che qualcuno potrebbe entrare nel tuo account e fare pubblicità. Non ti possono rubare ovviamente la carta o il conto o cose del genere, però potrebbero fare pubblicità per un altro sito o cose del genere, quindi è questo il modo in cui ti rubano, tra virgolette, i soldi tramite appunto queste piattaforme pubblicitarie come Google, Facebook, eccetera, eccetera. Quindi principalmente loro vogliono proteggerti e ti consiglio assolutamente di farlo semplicemente attivando la verifica a due passaggi tramite o l'applicazione Google oppure il codice che ti inviano tramite SMS. Va bene? Molto facile da fare. Ovviamente la sicurezza prima di tutto, quindi assicuratevi di inserire tutti i dati corretti della vostra società, personale, eccetera, eccetera, perché ovviamente Google vuole tutelare i propri utenti, ok? Gli utenti della loro piattaforma pubblicitaria. Ora andiamo a vedere una cosa molto importante, ovvero il collegamento degli account Google, degli altri account Google. Aspettiamo che si carica, semplicemente ci consentirà Google di connettere i nostri account Google Analytics, Google Analytics GA4, che sarebbe un nuovo sistema di Google Analytics, Google Play nel caso in cui voi abbiate vorreste sponsorizzare delle app o comunque direttamente al Google Play, Salesforce, questo è un sistema esterno che non ci interessa. Analisi, questo è un altro sistema esterno che non ci interessa. Google Hotel Center, ovviamente, se avete degli hotel. Google Merchant Center, questo è fondamentale se voi fate e-commerce, ok? Come abbiamo visto in precedenza, il Google Merchant Center è molto molto importante per quanto riguarda la vendita di prodotti fisici, ok? Con il Google Merchant Center voi potete creare delle campagne shopping intelligente, ma veramente in un secondo, taglia. Con due clic, letteralmente, ovviamente con Shopify è tutto automatizzato, ti fanno una specie di retargeting con Google direttamente, quindi su tutti i siti web, anche su YouTube, su Gmail, ti fa un retargeting in generale con i tuoi prodotti. Quindi assicuratevi sempre su Shopify di avere le immagini quadrate e suggerisco anche con lo sfondo completamente bianco per dare il senso di comunque pulizia del sito, del prodotto, senso proprio di brand vero, ok? Sempre con lo sfondo molto pulito, utilizzate Canva.com che è lo strumento principale che utilizzo personalmente ma che è veramente semplice da utilizzare. E ti dà tutti gli strumenti necessari per elevare il tuo marketing, ok? Per quanto riguarda il tuo brand, se tu stai utilizzando comunque ClickFunnels per i tuoi infoprodotti oppure landing page, comunque puoi connettere i tuoi prodotti al Merchant Center, puoi creare i prodotti, c'è la lista dei prodotti che puoi creare dentro il Merchant Center, ma solitamente si utilizza per i prodotti fisici. YouTube, molto importante YouTube ragazzi, perché ottieni informazioni dettagliate su come gli spettatori interagiscono con i tuoi video, indirizza il remarketing agli utenti, retargeting o remarketing, che interagiscono con il tuo canale. Quindi andiamo a riprendere quelle persone che già ci conoscono, che sono potenzialmente i clienti migliori oppure sono già nostri clienti, quindi in quel caso dividiamo il pubblico tra pubblico freddo, caldo o veramente caldo, hot, e andiamo a studiare delle strategie di marketing che possono essere differenziate in base ai segmenti di pubblico. Molto importante questo, ragazzi, traccia le azioni degli utenti dopo la visualizzazione degli annunci video e aumenta i click con overlay di invito all'azione. Quindi YouTube, collegatelo subito se lo avete.
In ogni caso, se non l'avete, lo potete creare sempre con il vostro account Google, Gmail, e lo collegate gratuito. Ovviamente i vostri video che magari pubblicate su Facebook li potete pubblicare anche su YouTube. Vi ricordo che YouTube, a differenza di Facebook, che principalmente viene usato da mobile, YouTube principalmente anche viene usato da mobile, ma ha comunque i video orizzontali, ok? Perché la maggior parte delle persone guarda i video su smartphone orizzontalmente, quindi pensate sempre in ottica di YouTube, di Facebook, Instagram. Solitamente Facebook e Instagram o i social media lavorano su uno schermo principalmente verticale, mentre YouTube solitamente su schermo orizzontale, ok? Perché le persone, come abbiamo detto, vedono i video, guardano i video orizzontalmente. Quindi YouTube assolutamente va sfruttato. Trovi l'altro tutorial, video tutorial sul mio canale o sul mio sito web, quindi assicurati di guardare anche quello perché è fondamentale YouTube Ads. Quindi imparerai tutto quello che riguarda la pubblicità anche su YouTube, che fa parte del mondo Google Ads. Search Console, principalmente per scoprire il rendimento dei tuoi annunci e dei risultati della ricerca organica, sia singolarmente che collettivamente, importa i risultati della ricerca organica da Search Console. Ora, il Search Console principalmente si può utilizzare per analizzare le parole chiave del nostro sito web, il nostro blog, quindi in generale come stiamo rankando su Google. Ma ovviamente ci dà anche i risultati appunto delle parole chiave, ok? Che sono fondamentali quando andiamo anche a fare pubblicità tramite Google Search Ads. Però si può studiare, anzi si deve studiare per quanto riguarda il SEO, quindi quando voi volete rankare per primi in maniera organica tramite Google, ok? Principalmente andrete a studiare le parole chiave all'interno del Search Console, che è un altro strumento che ti mette a disposizione Google gratuitamente, ovviamente perché fa parte del suo ecosistema, e grazie al quale tu puoi studiare esattamente come migliorare il tuo ranking su Google, quindi gratuitamente. Avete presente quando andate a cercare una parola e subito compare la prima parola su Google? In quel caso quei siti stanno in competizione, sono in competizione per quanto riguarda quella determinata parola chiave, e in questo caso Google ci mette tutti gli strumenti a disposizione per rankare, per migliorare la nostra situazione, il nostro ranking proprio sulla sua piattaforma. Mentre infine abbiamo Ads Data Hub, che principalmente non ci interessa per quanto riguarda questo video. Quindi abbiamo detto praticamente tutto per quanto riguarda gli account collegati e per quanto riguarda questo video. Quindi assicurati di, se non hai capito qualcosa, di rivedere il video dall'inizio. Ed infine abbiamo Ads Data Hub, che in questo video non ne parliamo, non ci serve in generale, possiamo sorvolare e andare a vedere comunque tutti gli altri strumenti che Google ci mette a disposizione. Ovviamente Google Analytics l'abbiamo già visto in precedenza, ci serve per analizzare tutto quello che succede sul nostro sito web, quindi fondamentale. Tutte le altre strumentazioni di Google. Invece andremo a studiare tutti questi altri strumenti di Google fondamentali, quindi andremo a scavare più in profondità per capire esattamente come dobbiamo sfruttare Google per il nostro business per guadagnare sempre di più e ottimizzare ovviamente il budget che andiamo a utilizzare per le nostre campagne pubblicitarie su Google. Lo andremo a vedere in altri video che trovi sul mio canale e sul mio sito web montanabusinessonline.com. Quindi se non hai capito qualcosa di questo video, ti suggerisco di riguardartelo per capire esattamente tutto. Ma ovviamente se vuoi portare il tuo business a livello successivo, quindi sfruttare al 100% le campagne Google, trovi tutti i programmi avanzati su www.montanabusinessonline.com, all'interno del quale andiamo a spiegare dei concetti chiave di Google per ottimizzare tutto il tuo funnel di vendita, tutte le tue campagne pubblicitarie tramite keywords, tramite YouTube. Quindi troverai informazioni avanzate che ti aiuteranno a scalare il tuo business online, sia per quanto riguarda e-commerce, quindi tramite Shopify, sia per quanto riguarda i tuoi infoprodotti tramite landing page su ClickFunnels. Per questo video
è tutto, ci vediamo al prossimo. Ora, se hai bisogno di informazioni avanzate riguardanti Google Ads, social media marketing, la vendita e-commerce, vai sul mio sito www.montanabusinessonline.com e potrai accedere direttamente ai miei programmi avanzati, che ti aiuteranno a portare il tuo business a livello successivo e quindi a guadagnare di più. Non perdere più altro tempo, accedi a montanabusinessonline.com e ci vediamo al prossimo video.